Ok, volevo parlare di questa cosa qui al volo, anche perché questa settimana se ne è parlato tantissimo. Avevo in mente di parlare di altro. Lo faremo magari la prossima settimana. Intanto l'hai letto pure tu che a scuola verranno insegnate le competenze non cognitive. Ma che vuol dire? Intanto sigla. Ma che vuol dire? È come se ti dicono, a scuola non si insegnerà più sport. Ecco, ok, non insegni sport. E che insegni? Cioè non puoi dire che farei una cosa dicendo che non ne farai più solo un'altra. Infatti, ho approfondito. Intanto danno per scontato che a scuola insegnano competenze cognitive, cioè abilità cognitive. Forse indirettamente, ma a scuola non si insegna lo sviluppo di abilità cognitive specifiche, cioè le abilità cognitive specifiche sono l'attenzione, la memoria, il linguaggio, cioè non c'è il corso per stare attenti, non c'è il corso per migliorare la propria percezione, non c'è il corso per migliorare la propria memoria, ma tutte queste cose avvengono indirettamente attraverso la didattica, cioè ti spiego cose, tu le impari e quindi indirettamente rafforzi la tua capacità di stare attento, la tua capacità di memorizzare, la tua capacità di parlare, eccetera eccetera. Ed è bene specificarlo perché magari anche fare dei corsi specifici per il rafforzamento di abilità cognitive specifiche non sarebbe male, magari qualche laboratorio. Comunque, finalmente a scuola verranno insegnate pure le abilità non cognitive. Ma tu lo sai quali sono? Sono quelle che ci discutiamo in questo canale, senza poesia, cioè sono la nostra capacità di fronteggiare i nostri stati emotivi spiacevoli, di fronteggiare lo stress, di prendere decisioni in modo efficace, di stare con gli altri, di riconoscere i nostri stati di disagio, di comprendere meglio la nostra personalità. Queste cose qui sono le abilità non cognitive. Finalmente, credo che già nel resto del mondo, meglio nel resto del mondo che funzioni, si faccia già. Ed è bene che cominciamo a farlo pure in Italia. Però abbiamo capito cosa faremo, ma chi lo farà? Come lo farà e quando lo farà? Ancora no, si deve discutere tutto. E io non vorrei che questa cosa qui diventasse l'ennesima occasione sprecata, l'ennesima occasione sprecata a beneficio di tutta la popolazione e l'ennesima occasione sprecata degli psicologi. Perché se ti ricordi la settimana scorsa, quando abbiamo parlato dello stress lavoro correlato, abbiamo accennato che nel 2008, quando è stata emanata la legge che diceva che sui luoghi di lavoro dovevi rilevare pure i rischi che avrebbero potuto procurare stress nei lavoratori, ci eravamo detti che sarebbe stato utile se questa cosa qui la facevano gli psicologi, ma così non è stato. E questa volta da chi verranno insegnate le abilità non cognitive? Non si sa, nella legge c'è scritto, o meglio nella legge, nella proposta di legge, perché ancora è proposta, c'è scritto che verranno formati al riguardo i docenti. Ma i docenti chi? Gli attuali docenti. Ma come possiamo pretendere che gli attuali docenti, oltre al loro carico di lavoro, devono farne altro? È come si dice al professore di storia, insegna educazione civica. Io mi ricordo che ai miei tempi quello lì non la insegnava mai, educazione civica. La sottovalutava, se ne fregava, doveva già insegnare storia, aveva già un programma da fare. E poi non lo saprebbero fare. Quindi dovremmo prendere personale competente al riguardo per fargli fare queste cose nuove, e dovrebbero essere gli psicologi. Non si scappa, potrebbe essere l'occasione di mettere almeno due o tre psicologi a scuola e fare queste attività qui, però non psicologi a muzzo, psicologi che sanno fare queste cose qua, perché ormai l'abbiamo capito da questo canale, abbiamo capito che non tutti siamo psicologi e che non tutti gli psicologi sono uguali, almeno queste due cose qui le abbiamo capite. Non tutti siamo psicologi e non tutti gli psicologi sono uguali. A che ci siamo ti faccio vedere questa cosa, me la sono cercata poco fa per capire un po' meglio di cosa stavano parlando. E ho trovato appunto la proposta di legge dove c'è scritto come verrà ipoteticamente articolato il processo, come verrà articolata l'iniziativa. E poi ho trovato uno del report in cui si approfondisce un attimo il contenuto della discussione, e c'è scritto proprio qua: per competenze non cognitive si indicano quelle gamme di qualità personali spesso descritte come dimensioni non accademiche e non cognitive dell'apprendimento,
e comprende categorie come autocontrollo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, carattere e tutto ciò che deriva dalla fusione psicoeconomica della psicologia positiva con l'economia comportamentale. C'è la psicologia del XXI secolo. Queste cose qui nel mondo le studiano gli psicologi. Non si scappa. Quindi sono gli psicologi che dovrebbero andarle a insegnare. Naturalmente gli psicologi che le sanno, perché non tutti gli psicologi le sanno, quelli che hanno approfondito queste cose qui nei loro studi e che fanno queste cose qui nel loro lavoro. E inoltre la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che identifica 10 competenze non cognitive specifiche che coincidono con quelle che si vorrebbero insegnare a scuola, e sono la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, la gestione dello stress, la comunicazione efficace, le relazioni efficaci, l'empatia, il pensiero critico, prendere decisioni, risolvere problemi. Ora, a parte lo scherzo, secondo te queste cose chi le deve insegnare a scuola? Cioè, chi deve predisporre anche laboratorio, attività pratiche per fare queste cose qui? Dai, l'insegnante di religione, di educazione fisica, di latino e greco, magari di filosofia, dimmelo tu. A parte, dai, dimmelo. E non mi dire che queste cose qui sono minchiate o addirittura cose da femmina, perché queste cose qui sono cose fondamentali eventualmente per fare diventare i nostri figli dei duri, sono cose fondamentali per fare crescere i nostri figli come persone consapevoli di quello che sono e di quello che sarà il loro posto nel mondo, e sono fondamentali per permettere alle persone, agli adulti domani, di non farsi schiacciare dalla loro emotività che magari gli farà fare fissarie e soprattutto li renderà capaci di saper stare insieme agli altri bene, perché ci siamo capiti, il mondo sta diventando sempre più complicato e queste cose qui non si possono sottovalutare più.